Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Più volte mi è stato chiesto dove pubblico il mio gioco. Una volta che l'ho realizzato, quali sono i metodi di pubblicazione? In questo video non voglio parlare di come guadagnare con videogiochi, ma appunto dove pubblicarlo. Una delle cose che abbiamo visto in passato è stata appunto itch.io, che è una piattaforma dove ti permette a te sviluppatori di poter trovare grafiche per i tuoi videogiochi, anche suoni o anche tool, ma anche gli sviluppatori stessi di pubblicare il proprio gioco. Pubblicare il proprio videogioco all'interno di itch.io ti permette di vedere in tempo reale quali sono le analytics del tuo gioco, quindi quante persone lo stanno visitando, e puoi mettere sia giochi next, ad esempio giochi per Windows fatti Unity, dove le persone una volta che lo scaricano possono donare, o semplicemente metterlo anche in vendita lì dentro. Itch.io è un buon sito perché lì dentro raccoglie veramente i giochi indie, quindi se il tuo gioco diventa popolare lì dentro, comunque andrà a finire anche all'interno di qualche canale YouTube sparso per il mondo. Inizia invece a parlare dei vari metodi di pubblicazione negli store digitali, quindi Play Store, App Store e Windows Store. Premessa che non ho mai pubblicato in App Store e Windows Store, per il semplice fatto che io ho sempre realizzato giochi web per un semplice motivo: tramite publisher ho sempre preferito pubblicarli online perché sì, guadagnavo effettivamente, potevo vedere le analytics e poi perché i miei giochi erano concentrati per un target diverso rispetto a quello mobile. Anche se poi i giochi in HTML5 come quelli che ho creato fino ad ora li puoi giocare sia da mobile che da desktop. Iniziamo subito con il primo. Lo store più semplice di tutti è proprio il Play Store. Ad esempio con Construct 3 generare una pkup, ovvero il file delle applicazioni per dispositivi Android, è molto semplice. Una volta finito il gioco basta andare su File, esporta e ti esporta l'APK. Cosa devo mettere all'interno del Play Store e pubblicarlo? Semplice, le 5 immagini, un video YouTube in alto, il titolo, queste cose qui che comunque variano magari piccolezze da uno store all'altro. I costi: per pubblicare all'interno del Play Store hai bisogno di un costo di iscrizione che è di 25 € soltanto una volta, quindi poi negli anni comunque è una cosa che tu ti ritrovi, quindi semplicemente con il tuo account Google paghi questa fee di 25 € del gioco è fatto. A differenza invece del secondo store di cui voglio parlarvi oggi, che è l'App Store, che invece è un costo di iscrizione di 79 € l'anno. Magari per uno sviluppatore che non ci guadagna con i propri giochi all'inizio, magari è un costo più elevato. Però quello che dico io è un investimento. Se ci pensate, 80 € l'anno non sono neanche così tanto. Nella media, magari in un compleanno 50 € ti arrivano, quindi è accessibile, non come il Play Store, ma comunque è accessibile. Per quanto riguarda invece il Windows Store, quindi pubblicare applicazioni che vanno sia su dispositivi fissi, quindi desktop, sia mobile, quindi Windows Phone, il costo è di 75 € l'anno, se non erro, e quello che consiglio comunque a tutti è di iniziare a pubblicare magari per Android, per dispositivi Android, che magari il costo è soltanto di 25 € soltanto una volta sola, vedere come va l'applicazione nel corso del tempo e magari se c'è veramente una richiesta pubblicare nei vari dispositivi. Secondo me quando siete all'inizio della vostra carriera da sviluppatore di videogiochi, forse non vale neanche la pena pubblicare su tutti e tre gli store contemporaneamente. Più volte mi è stato chiesto come mai io non ho pubblicato mai sul Play Store. Effettivamente l'ho fatto in passato, però realizzando giochi in Construct, che sono comunque giochi che tu realizzi per il web, se vuoi pubblicare per i vari dispositivi digitali, quindi iPhone, e dispositivi Android, lo puoi fare assolutamente, ma hai bisogno un po' di tempo in più magari per ottimizzarlo. Io preferisco lavorare molto sui dettagli e quindi preferisco pubblicare i miei videogiochi in ambito web perché lì è la mia fonte di guadagno primaria e soprattutto perché non vedo la necessità di pubblicare per il Play Store. Anche se credo che in questo mese rilascerò i miei primi videogiochi ufficiali per il Play Store. In passato ho pubblicato Blop, così per provare la pubblicazione, aveva una serie di problemi anche se era fatto in Phaser, quindi completamente in JavaScript. E credo che questo mese finalmente rilascerò gli altri miei videogiochi. L'ultimo che ho fatto è stato The World of Bob, quindi il più grande videogioco che io ho fatto e anche dopo quello ho investito di più. E credo di rilasciare anche giochi precedenti, semplicemente per il fatto che voglio iniziare anche a studiarmi le tecniche per pubblicare i giochi sui vari stores digitali. Se abbiamo visto fino ad ora i tre metodi di pubblicazione per i vari stores, ovvero Play Store, App Store e Windows Store, un altro metodo è quello se realizzi il tuo videogioco Unity o comunque Unreal Engine, quindi esporti per dispositivi desktop, ovviamente puoi pubblicare anche su Steam. Per pubblicare su Steam devi iscriverti a Greenlight, che se non erro il costo di iscrizione è 100 €. Greenlight è una piattaforma di Steam dove lì dentro, una volta che tu pubblichi il tuo gioco, le persone possono votare e commentare. Se il tuo gioco arriva a un determinato numero di voti e di commenti, Steam ti contatterà
per pubblicare il tuo videogioco all'interno appunto di Steam stesso. Deciderete insieme il prezzo di pubblicazione e da lì poi il tuo gioco verrà rilasciato. Per molti è veramente una cosa figa pubblicare il gioco su Steam, ma devo dire che molte volte mi chiedo come ci siano giochi di merda, non lo riesco a capire neanche io. Ho letto proprio in questo momento, sempre in termini di giochi di merda, che proprio Steam vuole sostituire Steam Greenlight con Steam Direct, una piattaforma che per pubblicare il proprio gioco non bisogna più aspettare i voti e i commenti delle persone, ma semplicemente pagare una fee a Steam e pubblicare il gioco all'interno della piattaforma. Perché si pensa che pubblicare un gioco all'interno di Steam i costi potrebbero essere sopra i 5.000 dollari. Ancora non si sa nulla, si pensa che proprio in questo mese verrà attivato e quindi ne parlerò in caso in un video in seguito appena ci sono novità. Quindi abbiamo visto che ci sono gli store per dispositivi, su Steam per computer, poi abbiamo visto i TC magari per pubblicare online, ma ovviamente quando vuoi realizzare un tuo videogioco ci sono altre forme di rilascio tramite publisher e cose così, che ve ne parlerò in un prossimo video, appunto tutte le varie forme di guadagno. Quindi quello che ti consiglio è di iscriverti al canale se sei anche tu interessato a come sviluppare videogioco e soprattutto come trasformare questa passione in professione, perché appunto è quello che faccio io attualmente. Inoltre ti ricordo che ho realizzato un corso su come sviluppare Flappy Bird in soli 2 ore con Construct senza conoscere nessun linguaggio di programmazione, che ti consiglio se sei specialmente alle prime armi. Per questo video è tutto, ci vediamo domani con un altro video e spero presto di iniziare una nuova serie su appunto come realizzare videogiochi e passiamo all'interno del computer. Ciao, ci vediamo ad un prossimo video.